sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, questa è Blu Radio Veneto, siete capitati all'interno della programmazione serale della stessa, si chiama Blu Radio Sera, io sono Flavio Bilato, con me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi 4 settembre del 2012 ci stiamo preparando a quello che potrà essere l'autunno e come farlo in maniera sonora senza ospitare qualcuno che ci possa parlare dei mesi a venire, in particolare parleremo di un mese che in italiano suona come ottobre, invece all'inglese October, e abbiamo con noi un ospite che viene a trovarci direttamente da Rovigo e noi diamo il benvenuto a Matt Waldon, eccolo qua. Buonasera Matt. Buonasera a voi. Buonasera, allora come è andato il viaggio per venire verso quel di Padova dove abbiamo la nostra redazione musicale? Tranquillissimo, ormai sono abituato. Tratte. Anche perché tu non sei, diciamo, nuovo dell'ambiente, sei già venuto a trovarci qualche mese fa in compagnia di un gruppo di cui facevi parte, Meaning Town. Sì, la mia vecchia band. A marzo dell'anno scorso avevamo presentato il disco che avevamo fatto, Out of Love. Ecco qua, e adesso invece targato 2012, il nuovo disco, una nuova esperienza solista per Matt Waldon, quindi stiamo parlando di October. Allora, com'è nato questo disco? Cominciamo subito ad entrare nei particolari di questa nuova sensazione musicale di Matt Waldon. È nato dall'esigenza di insomma staccare un attimino dalla band e da un'esigenza insomma di esternare determinate cose che con la band non riuscivo più a fare, e quindi vuoi un momento un attimino negativo che ha portato poi allo scioglimento della band, è una mia decisione di lasciare la band perché non c'era più molta intesa e stimoli per creare qualcosa di nuovo, per evolversi, e anche la curiosità di creare qualcosa di nuovo, diciamo tutto di testa mia, anche se poi alla fine all'interno di questo album ci sono tantissime collaborazioni, quindi tantissime parti di altra gente che ha collaborato dal mio punto di vista in maniera molto positiva, e diciamo che sono abbastanza soddisfatto insomma del risultato che al momento è uscito insomma. Anche se avevi però già fatto qualcosina, avevi già inciso da solo un'amnesia, il tuo disco di un EP di, sì, proprio per cominciare a vedere, a sentire, a immaginare una carriera solista. Sì, avevo già inciso un EP che comunque quello vedeva già la collaborazione comunque ancora della mia vecchia la tua band. Quindi era un piccolo approccio a quello che sarebbe stato poi la parte solista. E poi la direzione, hai deciso di allontanarti direttamente dalla band o dal fattore band per portare un discorso solista? Sì, ho affrontato poi dal momento dello scioglimento della band, ho affrontato un po' di live da solo, l'esperienza di andare in giro a suonare da solo in acustico per capire anche un po' qual era la risposta del pubblico e quali erano insomma anche le mie emozioni. Devo dire che sono state positive, sono nati e parecchi stimoli nuovi che poi spero si sentano anche su questo disco e su questo lavoro insomma. Dobbiamo sottolineare Flavio che questa è un'anteprima assoluta per noi, siamo molto onorati per questo. Certo, assolutamente sì, però per tornare a bomba su quello che era Amnesia, quello spettacolo che avevi portato avanti in versione anche solista, no? Ricordiamo. Sì, sì, quell'EP poi io l'ho portato in giro, ho fatto questa piccola esperienza di 12 date mi sembra in acustico da solo, dove l'ho proposto insomma. Bene, tra altre cose Amnesia è anche possibile ascoltarlo via internet, anzi è possibile farlo proprio perché c'è uno scarico gratis in questo caso. In realtà non è proprio l'EP, non è il disco, ci sono due brani se non ricordo male dell'EP. Sono comunque, si chiama Amnesia Live, quello che puoi scaricare da internet, ed è una piccola raccolta di brani, di registrazioni durante questo mio tour. Però ecco, in realtà ci sono due brani di quell'EP insomma,
Benissimo, allora per cominciare a capire di che musica stiamo parlando, Maurizio, direi di inserire certamente già un primo pezzo, si intitola Born to be Alone, lui è Matt Waldon e poi torniamo a commentarlo insieme qui a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, ricordiamo, noi siamo Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale di Blu Radio Sera, un appuntamento live questo del martedì 4 settembre. Siamo assieme a Matt Waldon che è venuto a trovarci per proporci il suo ultimo lavoro. E da questo per iniziare abbiamo ascoltato la canzone che si titola Born to be Alone. Allora, Matt, in questo Born to be Alone c'è un tizio che sta bevendo la sua ultima birra, forse del momento, e forse è anche un po' alticcio, ed ha una sensazione di tristezza assoluta che lo invade, però non vuole scrivere l'ennesima canzone triste. Cosa sta succedendo nel
nella contorta mente di questo personaggio. Avete studiato bene... O quasi. Avete studiato bene i testi. Sì. Sì, insomma, il testo non è molto vivace, non è... diciamo, tendente al triste come la maggior parte dei miei testi, purtroppo. E niente, racconta di un'esperienza non molto positiva per quanto riguarda l'amore, diciamo. E quindi ecco, questo personaggio, che potrebbe essere una persona di fantasia, non trascorre un momento molto, molto felice, e per questo, insomma, l'andamento della canzone e anche il testo tende a richiamare questa situazione. Dal punto di vista musicale, noi abbiamo scritto nella recensione, noi della redazione, e salutiamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che stasera è qui presente, eccezionalmente, per la novità. È una cavalcata, noi l'abbiamo scritto come una cavalcata elettrica, per me è una grande cavalcata elettrica. E poi c'è una bella cosa, c'è la protagonista, c'è l'ex violinista di Whiskey Town. Come l'hai pescata? Kathleen Carey, mica un nome da poco, assolutamente non da poco. Kathleen l'ho conosciuta l'anno scorso nell'avventura di Austin, in Texas, e ci siamo conosciuti a un suo concerto durante il South by Southwest Festival. Là praticamente suonano tantissimi musicisti. Conoscere lei, che per me è stata una delle figure fondamentali di Whiskey Town, sono state una delle tue figure fondamentali, sì, musicali, sì. Ryan Adams in doccia del primo, poi in Ryan assoluto Adams quando è passato da solista, insomma, però i Whiskey Town sicuramente sono imprescindibili per la mia figura musicale, quindi conoscerla è stata una grandissima emozione e la realizzazione di un sogno. Poi rendermi conto che è una persona tra virgolette alla mano, e che dopo quell'esperienza insomma siamo rimasti in contatto, naturalmente tramite i mezzi che lo permettono, quindi internet e il computer, abbiamo insomma approfondito la nostra conoscenza, l'amicizia. Poi quando è giunto il momento, insomma, di iniziare a registrare le tracce di questo disco, come ho fatto anche per altri artisti importanti che hanno collaborato, l'ho buttata lì, insomma, ho chiesto la sua collaborazione, la disponibilità, sorprendentemente è arrivata sì, bene, sei stato anche fortunato, tu che hai scritto solo canzoni triste e un po' sfortunate, se vogliamo, no? Ma non sfortunate di produzione, questo caso, sì. In questo caso, anzi, il tuo disco ha riscosso anche numerose critiche positive, quindi assolutamente... Al momento sì, è uscito ieri, però sì. Diciamo così, tra le mani di parecchi addetti ai lavori, sì. Sì, addetti ai lavori che fanno le recensioni, e al momento quelle che sono uscite sono abbastanza, sono positive, insomma, quindi... Certo, il riscontro poi del pubblico è la cosa più importante, insomma. Perfetto, allora salutiamo anche gli amici che ci ascoltano, oltre che dalle frequenze in FM, anche dal nostro sito, quindi streaming audio, bluradioveneto.it, e poi ancora gli amici di Facebook, dove siamo presenti con la pagina Blu Radio Veneto, Rock Wave. Allora, visto che sei arrivato con una chitarra, mi sembra di averla vista. Ah, eccola là, bene. Allora, direi che potremmo iniziare anche con un qualche pezzo dal vivo, Matt. Cosa sì. pensi? Allora, sì. Diciamo il titolo, lo diciamo prima, lo diciamo dopo. Diciamolo adesso. Diciamo un po' di suspense. Dirty Roads, che è la seconda traccia del disco, e in questo brano hanno collaborato anche qui parecchi musicisti importanti e professionisti, che è giusto ricordare. Allora, Gianpietro Viola alla batteria, che fa parte anche della mia band, con cui porterò live la presentazione del disco in due date, Davide Gioacchini al basso. E poi c'è Reto Barrel, che fa la seconda voce in questo brano, Mario Semeraro al mandolino e Andrea Turrini al piano. Mi sembra di averli detti tutti, non ho il disco di fronte, spero di non
dimenticare qualcuno che altrimenti si incazza. Flavio no, sta... No, no, mi, se... mi sembra ci Flavio sia... Flavio si sta spulciando. Adesso gli ho... e io in questa canzone non ho suonato, hanno suonato tutto. Benissimo. Allora, in realtà... Però questa sera suoni tu, quindi sì, un'esclusiva. Ecco qua, Matt Waldon con questa canzone che si intitola Dirty Roads. Take my money, I know where you gotta go. I'll make my wish come true. Find my home in a country road. But in mind, I'm thinking of you. Rolling in water and life hurt, man. I'd keep my eyes on you. Let's spend the night on the rainbow arch and a fairy shoulder. Living in a dirty road, think of you, wash my hand in the rain, remind of you, I'm living in a dirty road, think of you, wash my hand in the rain, remind of you. Wine can I play with you, my companion way back home. So sorry could never broken my heart. Am I forever stolen by you? Can feel the pain when I spend my time with a dream and can't come true. Live my life in the darkness for you were the gun every day to my head. Living in a dirty road, think of you, wash my hand in the rain, remind of you, I'm living in a dirty road, think of you, wash my hand in the rain, remind of you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dirty Roads si chiamava così questo pezzo ascoltato in pieno live qui su Blu Radio Veneto. Protagonista di questa serata è Matt Waldon, venuto con la sua chitarra per farci ascoltare i pezzi del suo ultimo lavoro che in italiano suona come Ottobre, mentre October. E allora, questo Dirty Roads, queste strade sporche, mi sembra di notare, perché a noi piace ascoltare sia le sonorità della canzone ma anche vedere un attimino i testi, che appunto si diceva prima non sono propriamente allegri, però c'è sempre un no, segno questo, di speranza questo all'inizio. Questa non è triste, no, è una delle poche canzoni che non sono triste. Ecco, perché dopo è proprio una canzone d'amore dove uno regala tutto se stesso per l'altra persona. Ma in realtà sì, la storia si può vedere in varie sfaccettature. La cosa particolare di questa canzone è che è nata dopo l'esperienza che ho vissuto l'anno scorso in America. Racconta delle emozioni di quel periodo, di quella vacanza tra virgolette nella terra
dei miei sogni, tra virgolette, che di più amo, e aver realizzato il sogno e della mia vita e aver raccontato e racchiuso in questa canzone quello che, tra virgolette, ho vissuto in quei 10 giorni che sono rimasto a Austin. E una cosa anche particolare di questo brano è, ha quasi un anno di vita, se non di più, e l'ho scritto proprio a due mani, quando il mio posteriore sorvolava ancora l'oceano di ritorno di ritorno dagli Stati Uniti. Quindi ecco, voglio ricordare per questo, insomma, è una finestra su quell'avventura, insomma, che ho vissuto, e che è sicuramente positiva. Musicalmente è un brano molto accattivante. Noi abbiamo ipotizzato un secondo singolo, secondo me molto molto, sì, prende molto... immediatamente, è abbastanza circolare, ma fatto bene, divertente anche all'ascolto. Sì, è abbastanza orecchiabile. È decisamente orecchiabile. Qualche critico ha ipotizzato qualche reminiscenza alla Mark Knopfler, cosa ne pensi? Sinceramente soprattutto come impostazione vocale, sai, non sinceramente, più di uno ha portato questo, questo riferimento, che per me è stato veramente un po' una sorpresa, perché non lo sentivo nel momento in cui registravo questo brano o anche altri brani a cui mi hanno accostato a... Sì, da Straight a Mark Knopfler, Mark Knopfler, certo. Però è questo, anche questo è il bello del... Certo. Del far musica, il fatto che sia soggettiva, che ognuno di noi la pensi o comunque veda in maniera diversa una canzone o come un disco o come un'interpretazione di un musicista. Ma Mark Knopfler è molto americano, però, in questo caso, sì, assolutamente, sì, americano. Sì. Però l'accostamento è, direi, un po' troppo... Beh, non è mica negativo, un bel accostamento. Sì, no, è positivo. È decisamente positivo. Diciamo che adesso Matt fa la parte del timido, perché dice: se c'è Mark Knopfler all'ascolto. Allora, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori come fare per entrare in possesso del tuo disco, Matt. Sì, il mio disco è distribuibile, si può richiedere attraverso il mio sito internet. E, la distribuzione per quanto riguarda l'Italia non è al momento supportata, diciamo così, per scelta mia, nel senso che avendo comunque attualmente ancora un bacino d'utenza che non è elevatissimo, ho preferito curare la distribuzione personalmente attraverso il mio sito internet. E quindi, per quanto riguarda la copia fisica, fate riferimento, ecco, al mio sito internet. Per quanto riguarda quello che può essere il formato elettronico, il file MP3 sarà presto, penso dalla prossima settimana, anche su iTunes. E, mentre ho voluto curare un po' di più l'aspetto della distribuzione per quanto riguarda i paesi esteri, grazie al supporto di Kevin Salem, che è un altro musicista importante che ha collaborato a questo disco, che sta curando per quanto riguarda gli Stati Uniti una distribuzione indipendente del disco, e speriamo vada bene, insomma. Kevin Salem, ricordiamo, è un grandissimo chitarrista newyorkese, una veramente... sa giocare alla grande con lo strumento, e nel pezzo che poi sentiremo decisamente sa giocare alla grande. Benissimo, allora ricordiamo comunque l'indirizzo del tuo sito internet, mattwaldon.com, scritto Matt con due T, Waldon scritto con la W, aldon.com. Quindi, se avete ancora qualche dubbio, comunque andate velocemente all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, nella pagina riservata ai live c'è anche la notizia che parla di Matt Waldon, al centro c'è anche un ascolta la diretta, che poi diventerà anche una scarica la trasmissione, perché queste trasmissioni sono anche registrate e poi saranno gelosamente custodite all'interno dei nostri archivi sonori. Colgo l'occasione anche per dire che durante la serata saranno scattate anche alcune foto per documentare l'evento che vede con noi Matt Waldon a Blue Radio Veneto. Spazio riservato alla musica da disco, quindi adesso ci ascoltiamo proprio la title track, Matt. Sì, ascoltiamo October e ne parliamo, Mario, poi dopo, certo, dei vari musicisti che hanno collaborato a questa canzone. Certamente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.
Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato, sono insieme a Maurizio Calzavara e siamo insieme a Matt Walden che è venuto a presentarci il suo nuovo disco, proprio uscito fresco fresco ieri, e noi ci siamo ascoltati il pezzo che è la title track del disco, che appunto si intitola October. Allora, in questo caso, Matt, c'è una situazione in cui ti trovi davanti a uno specchio a prenderti a pugni, se non ho letto male, nel disco, e con un'anima completamente in pena, forse perché è arrivato ottobre, non solamente come mese di passaggio e mese che porta verso il freddo, ma c'è un qualcosa di più che ha colpito. In realtà potrei essere io, come potrebbe essere un altro personaggio. Oggi è uscita un'intervista dove ho raccontato abbastanza bene questo testo e i motivi per questa canzone, di questa canzone. In realtà non sono io il soggetto di questa canzone, ma è il soggetto a cui ho dedicato questo disco, che è la mia figura paterna. E questa canzone parla della visione della malattia, insomma, da parte di un ragazzo di 15 anni, che ero io al momento in cui mio padre si ammalò. E quindi sono immagini e frame di quell'evento ricordate in questa canzone in maniera commemorativa, insomma, non in maniera triste. È un qualcosa per far risaltare la risposta di positiva, tutto quello che è nato di positivo durante la malattia in quel periodo, che io ho visto con i miei occhi, ho voluto, insomma, scriverlo in questa canzone. È la canzone che dà il titolo al disco ed è il disco che ho dedicato a lui, e questo è realmente. Poi quello che avevi analizzato tu ci sta, insomma, bisognava specificare il soggetto. Insomma. Certo, e poi per dirla anche nella tua copertina. Diciamo che sto parlando anche troppo, nel senso che... No, va benissimo così. Non sono molto portato o non racconto spesso e volentieri, non mi piace molto raccontare. Certo, però volevo dire che appunto all'interno della copertina, tra le altre cose, anche ben curata, e per questo ti faccio i complimenti, c'è proprio anche la parte riservata alla dedica a tuo padre, sì, e sì. In più c'è anche una piccola foto che lo, sì, sì, che lo ritrae. Quindi sì, sì. Ecco, ricordiamo mattwalden.com per entrare nel sito e poi successivamente, perché no, entrare anche in possesso di questo disco che noi stiamo ascoltando in anteprima, come si ricordava prima. Dal punto di vista musicale, però, è un pezzo molto coinvolgente, molto accattivante, grazie al violino strepitoso della Kathleen, che dà proprio uno spunto, dà un vigore, dà un input fondamentale. E poi c'è un altro personaggio molto importante che è venuto a suonare anche da noi, Cesare Carucci. Sì, c'è Kathleen Carey anche in questo brano, c'è Cesare che oltre ad essere un grande songwriter, un grande musicista, è soprattutto un amico e ha collaborato con me per quanto riguarda questo brano. Sì, insomma, è, diciamo, forse il brano più rock del disco. Esattamente, più pompato, nel senso positivo. Il più portante, sì, sì, del disco, o uno dei pochi, insomma. E come musicalmente... Voglio solo chiederti questo: gli arrangiamenti che sono stati fatti per le diverse tracce, nella tua testa erano già così, oppure sono stati fatti al momento con gli musicisti che ti hanno dato una mano? La domanda mi piace, nel senso che hai colto in questo brano proprio l'appunto perfetto, nel senso che October, questo brano in realtà nasce acustico, e quando l'ho scritto era molto molto più lento di come è adesso nel disco. E l'avevo visto in maniera molto, molto acustica. Poi nell'affrontare le registrazioni e nel far ascoltare i demo ai musicisti che poi hanno collaborato certi brani, questo in particolare, che è nato proprio, ripeto, molto lento e molto acustico, ha subito una grandissima variazione,
parte di questa è stata portata molto, molto dalla parte ritmica, dalla batteria. Diciamo il primo affronto che ho avuto è stato con il mio batterista, con Gian Pietro, quando abbiamo affrontato questo, questo brano, lo abbiamo completamente stravolto da come era e mi è piaciuto, insomma, quindi abbiamo deciso poi... Poi il violino ha fatto il resto, praticamente. E poi il violino ha fatto il resto, sì. Diciamo che è uno dei brani in realtà più scarni del disco, nel senso che non ci sono tantissimi strumenti, c'è una chitarra elettrica di fondo, c'è il violino di Kathleen che ricama durante la canzone, batteria e basso. È uno dei brani sicuramente più scarni e meno arrangiati del, del disco, insomma. Benissimo, allora stiamo piacevolmente conversando con Matt Walden, ci sta presentando il suo ultimo lavoro, quindi ancora in braccio la tua chitarra per presentarci quello che poi è la, la, diciamo, la parte finale del disco, che però adesso ci ascoltiamo mentre è passata appena metà della trasmissione. Allora si intitola Will, e a cantarcela, a farcela ascoltare è Matt Walden. There will be a day when we find each other again. There will be a day and your eyes will meet across again. And the time we lose, there will be one day for us far away, when we stop being a stranger again, and my hand will cross again, again your beautiful face. There will be a day where to be able to forgive again. There will be a day where good toes with nose lean. There will be a day can once again private my eye from closing all night. There will be a day and my face flat in the moonlight in a peaceful world. And a time will lower my gaze. There will be one day for us far away, when we stop being a stranger again, and my hand will cross again, again your beautiful face, your beautiful face. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Con noi è Matt Walden, October è il titolo del suo nuovo lavoro, una canzone, quella che chiude l'intero suo album, formato da 10 tracce, si intitola Will, e se non ho letto male all'interno dei testi, Will è finalmente una canzone... Mi sento un po' interrogato stasera, non va bene. È una canzone di speranza, Matt, allora è una canzone di speranza, dove finalmente un giorno dici potrò vedere il tuo volto.
sì, sotto, di nuovo. Sotto la luce della luna, sì, di nuovo il tuo volto e soprattutto in un mondo di pace. Sì, sì, è una canzone, hai colto bene insomma il significato della canzone, e anche questa insomma racconta di, sì, di come a volte ci si arrabbia, o comunque il, diciamo il, l'anello che conduce su tutta la canzone, il significato è lasciar perdere a volte rancori o comunque rabbie represse, perché comunque la cosa più importante in, comunque star bene con se stessi e con la persona, in questo caso qui racconta una storia d'amore, quindi con la persona che si ha accanto, quindi in realtà questa canzone vuole sviare da problemi futili che magari nascono durante la nostra vita per una routine troppo macchinosa, troppo veloce, che non ci permette realmente di fermarci e vedere quelli che sono i reali problemi, quelli che sarebbero i reali problemi per arrabbiarsi, che sono altri di quelli che... E quindi è giusto il detto anche canta che ti passa? Esatto. Certa volta, sì. e poi dal tuo vaso di Pandora, perché sì, faccio... Matt ha un grosso vaso di Pandora, sono uscito altre due artiste, Paloma e Carol. Adesso me ne spieghi. Paloma Gile è una delle più importanti folk singer francesi. Come l'hai pescata? Come l'hai trovata, Paloma? Paloma l'ho conosciuta durante il tour con Nil Casal. Ricordiamo che lui ha fatto Apri Pista a Nil Casal per gli amanti di un certo country americano, di un certo folk proprio di folk americano di un certo livello. Nil Casal ha fatto tanti dischi, un musicista di grandissimo livello. Sì, complimenti di aver aperto il concerto di Nil Casal, che non è una cosa molto semplice. Sì, l'ho conosciuta durante il tour italiano, insomma, di Nil Casal, quando è venuto anche in Europa, è passato anche per la Francia. Lei ha aperto in realtà anche un suo show a Parigi, e poi siamo anche con lei rimasti in contatto sempre tramite mezzi informatici, e subito appena l'ho sentita la sua voce è stata praticamente un colpo al cuore, nel senso fantastica. E la prima cosa che gli ho detto è stato: se un giorno registrerò qualche canzone, se farò un disco, ti voglio assolutamente in un mio brano. Poi in realtà è stata anche più di una la collaborazione in questo disco, perché la sua voce in tre brani, quindi ecco, è nata così, insomma. E Carol? Carol è, che era violinista, conosciuta a Austin, ha suonato con me a Austin, mi ha accompagnato anche là, l'ho conosciuta praticamente grazie a degli amici, è una violinista, è una ex praticamente anche giornalista di un magazine texano di Austin, e mi ha accompagnato in un brano quando sono andato a Austin a suonare, e anche con lei poi si è rimasti in contatto. Mi era piaciuto moltissimo come interpretava i miei brani, o comunque come si era allacciata a quella canzone che abbiamo suonato live senza mai conoscerci, e che è una cosa più bella quando si collabora o si condivide la musica tra artisti, trovarsi due musicisti, suonare una canzone che tra virgolette non si è mai provata assieme, e sentire cosa realmente ne esce. E fui molto colpito da questo, e poi lei è comunque una persona gentilissima, e anche lei, quando è stato il momento di chiedere la collaborazione, ha risposto subito presente, quindi sono molto contento delle collaborazioni in generale, e in questo brano il suo tocco di violino direi che è molto importante e fondamentale, insomma. Torniamo un attimino a bomba a quello che è il tuo Will. Will, che oltre in versione audio è uscito anche in versione video, quindi all'interno di YouTube c'è la possibilità di vedersi il videoclip ufficiale che presenta il tuo disco, diviso tra camera e dighe. Postazioni di pesca mobile, fissa, scusami, tutto un mondo particolare.
Sì, ci sono in realtà. Intanto volevo ricordare il regista che ha curato il videoclip, che è Federico Temporin, che è un giovane regista del Rodigino, che mi ha contattato ancora prima che nascesse il disco e che nascesse questa canzone, per collaborare con me e per fare un videoclip che sarebbe poi servito come pubblicità, sia per lui che per me. E alla fine ho scelto questo brano e poi abbiamo lavorato moltissimo, prima, parecchi mesi prima, tra le studiare la location, studiare un attimino tutta quella che era la storia della canzone, che fosse inerente con quello che poi volevamo mettere a immagine. E sì, le location sono tre: il mare, la sala, che alla fine è una villa, sì, poi zone di pesca. È comunque nato, alla fine è uscito un risultato, almeno da quello che ho sentito fino adesso, dai pareri che ho avuto, molto coerente con quello che è la canzone, con quello che è il testo. Alla fine siamo riusciti a dare proprio le sensazioni che volevamo dare, cioè una sensazione di calma, che come la canzone, insomma. Certo, benissimo, quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori, quando avete finito di ascoltare la nostra trasmissione non c'è niente di meglio che fare un piccolo ripassino e quindi vedersi anche la parte video dedicata a Matt Walden. L'altra cosa, si parlava di Neil Casal, vedo che tra tanti filmati proposti a tuo nome su YouTube c'è proprio un tuo duetto con Cold Waves. Sì, c'è un bootleg, una registrazione, ecco, pirata. Sì. Una registrazione pirata che in realtà ha inserito il tuo staff, comunque, in questo caso. Sì. È in realtà un duetto che abbiamo fatto a Gattarossa, a Piombino, proprio durante il suo tour, insomma, in questa canzone. Benissimo, allora ancora spazio alla musica, ci ascoltiamo un altro pezzo dall'album nuovo di Matt Walden, questa volta diamo spazio a Sad Song. Blu Radio Sera. That song.
old sad song. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora benvenuti in frequenza, sempre Blu Radio Veneto, sempre Flavio e Maurizio in questa serata assieme a Matt Walden. Stiamo ascoltando piacevolmente le canzoni del suo ultimo lavoro, si intitola October ed è uscito giusto ieri e noi ne stiamo già sfogliando le prime immagini sonore. Questa sad song che sembra un tentativo di rincuorare un amico caro invitandolo a restare vicino, a non fuggire tra incubi e sogni che possono turbare, però alla fine arriva un bacio anche, no? Quindi è un quadro un po' che rappresenta forse un punto di forza di un'amicizia. Sì, questa canzone è nata un po' prima per Ripica e poi anche per un auto, tra virgolette, auto prendersi in giro, nel senso che proprio come parlavamo prima del fatto che la maggior parte delle mie canzoni siano testi tristi, questa canzone racconta come in un dialogo ipotetico tra due persone una di queste si lamenti molto spesso del fatto che l'altra sia di continuo triste e quindi per Ripicca questa persona cosa fa? Scrive una canzone che in realtà ha un testo che in certi punti è triste, ma in realtà il tiro della canzone, il suono, il sound che ne esce è tutt'altro, insomma, che triste. È un sound dato dal grande contributo alla forza di un chitarrista straordinario come Kevin Salem. Tu dicevi a microfono spento, prova ad ascoltare un momento il riff che fa dentro all'interno, si capisce subito la qualità del suo modo di suonare. Sì, sì, no, infatti ti dicevo che appena ho ricevuto la sua collaborazione, io lui l'ho ascoltato in suoi due dischi, Glimmer e insomma City soprattutto, quando uscirono. Rimasi folgorato dal sound elettrico, dal rock che importante che riuscì a trasmettere con quei due dischi, e effettivamente quando ho ricevuto la sua collaborazione dalla parte solista, avendo bene in testa quello che è il suo sound, il suo suono, subito ho collegato la cosa ed è stata un'emozione forte, forte. Fortissima, sì, sì, forse una delle più forti provate proprio in fase di costruzione di questo disco, tra le tante collaborazioni, proprio per quello che ha significato per me, insomma, la sua musica e quei due dischi, insomma. Noi che abbiamo una certa età, caro Flavio, che abbiamo trasmesso per tanti anni qui a Blu Radio Veneto, tante volte abbiamo giustamente fatto sentire i dischi di Kevin Salem, non ha fatto tanti dischi, ha fatto solo tre, di quei due bellissimi, poi il terzo un po' meno, vero Matt? Un po' diverso, ecco, degli altri due, ma la forza prorompente della sua musica è ancora valida, è ancora validissima, nonostante sia adesso stato messo un po' allontanato per il solito giro del business musicale che spesso e volentieri allontana anche artisti molto validi. Vogliamo ricordare anche se ci sono delle date nel prossimo futuro nell'ambito Veneto per quanto riguarda concerti. Stai preparando qualcosa di particolare come One Man Band oppure qualcosa anche col gruppo? Allora, no, per quanto riguarda settembre mi muoverò, ho altre quattro appuntamenti radiofonici per quanto riguarda la pubblicizzazione del disco. E quindi in questo mese qua ho voluto dedicare completamente questo mese alla pubblicità radiofonica, quindi sarò a Radio Gas di Max Rocca e a Radio Sherwood qui a Padova, a Radio Icaro a Ravenna, Backstreet con Lele Guerra, e poi se non ricordo male a Radio Lecco la trasmissione Stay Hard, che sempre racconta questo
questo genere di musica un po' di nicchia nel nostro paese. Per quanto riguarda i live, ottobre ci sono già due date che sono le due date di presentazione del disco, importantissime perché sono le uniche due date in cui suonerò con la band al completo, e sono il 12 di ottobre al teatro Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra e poi il 26 di ottobre al Club Il Giardino di Lugagnano di Sona, Verona. E queste sono le uniche due possibilità che ci sono di sentire il disco riprodotto in maniera più fedele all'originale, perché poi da lì in poi mi muoverò da solo in acustico, quindi ci sarà sicuramente una curiosità in più per sentire come saranno riarrangiati i brani in maniera acustica, però diciamo questi due eventi qua li stiamo organizzando in maniera molto molto particolare, molto stiamo preparando bene, insomma ci teniamo parecchio, insomma. Benissimo, allora ancora un invito a Matt ad imbracciare la chitarra, perché vorremmo ascoltare un qualcosa che fa parte del tuo passato. Prima si citava la band con la quale eri venuto qui qualche tempo fa, ed ora una canzone tratta da quell'album che ci avevi presentato in quel momento. Stiamo parlando di Hello Sunshine. Sì, proviamo a rivisitarla un attimino, era un brano molto rock nel disco. Bene. Proviamo a rivisitarla un attimo in chiave acustica, insomma. Have a stare now and take a time, yes, girl. Weed and wheel, black labyrinth fire, west coast. Hull and room, let's go in here. No real truth. I was driving out a better place. I've broken down, but I don't want to go. September road to leaving on a kitchen table, and a warning's good. Underground rock and roll, working man that coming soon is no good. Weed and wheel, black labyrinth fire, west coast. Have a stay now to take a time. There's a curve. I know what you go. It's a time of road to leaving at a kitchen table, and a warning. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Hello,
Hello Sunshine, si intitola così il pezzo che ci ha proposto Matt Walden. Non fa parte del suo ultimo disco, ma era per ricordare un suo recentissimo passato assieme alla sua band, quindi Hello Sunshine. Benissimo. Una versione quasi yanghiana, sì. Secondo me. Cosa dici, Matt? L'hai fatto un po' yanghiana, sì. Soprattutto nel finale. Sì, sì. Assolutamente sì, confermiamo, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, ma penso lo confermeranno anche loro. Nella tua paginetta all'interno della copertina, che ricordiamo essere veramente ben fatta e ben studiata, proprio da far sì che l'ascoltatore... Sì, volevo scusami se ti interrompo, volevo ricordare anche per quanto riguarda, visto che citavi la grafica, sì. E tutto quello che riguarda l'aspetto grafico e che balza poi all'occhio per quanto riguarda la... digipack del disco, sì. E le fotografie del disco sono state curate da Cristina Visentin, che è una fotografa con cui collaboro, insomma, da un po' di album a questa parte. È il terzo che con lei curiamo l'aspetto grafico e soprattutto la fotografia, e quindi volevo ricordarla, insomma. Quindi non è un semplice entrare in possesso degli MP3, che comunque saranno possibili per lo scarico tramite iTunes, mi sembra, dalla settimana prossima. Sì, dovrebbero essere disponibili già la prossima settimana. Però vale la pena acquistare il CD in forma, diciamo, cartacea, ancora da tocco in questo caso. Per i romantici, sì, sì, per della musica. Sì. E in effetti la copertina rasenta molto anche il romantico, seppur in quel classico colore che è il nero, con cui si raccontano di solito le storie tristi, come sono all'interno di questo disco. Però dicevo, andando nella pagina riservata ai supporti e ai ringraziamenti per gli stessi, è un graditissimo onore, vedo Alberto Prisco e Maurizio Calzavara, che sono all'interno di tuoi ringraziamenti. Vuol dire che Blu Radio Veneto ha fatto qualcosa di veramente importante per te. Però non volevo parlare solo di questo, ma di un personaggio che non l'avevo mai trovato prima, citato da nessuno, e se ne parla sempre poco. È nata nel 1955 negli Stati Uniti d'America. Lei si chiama Carol Patricia Mass. Sì. E tu l'hai citata col suo nome d'arte, naturalmente. Sì, sì, sì. È un altro personaggio che mi ha supportato, che mi ha, diciamo, incentivato a questo lavoro. Io l'ho conosciuta quando venne a suonare qui in Italia, conosciuta a Ferrara, adesso non mi ricordo l'anno esatto, dovrebbe essere 2006 o 2007. E una persona splendida, anche lei molto, diciamo, cordiale, e poi siamo anche con lei rimasti in contatto, e ha seguito passo passo, insomma, la mia avventura musicale. E anche lei, insomma, come tutte le persone che ho citato nei ringraziamenti, era un voler ringraziare tutta la gente che in maniera, anche se a volte passiva, mi ha supportato e ha creduto in questo mio progetto, insomma. Beh, dischi molto belli qui di Caroline Mass, Flavio, ti ricordi? Una grandissima voce. Noi, Flavio, è un grosso estimatore di Caroline Mass. No, perché siamo un grosso citato. Estimatore in particolare di un disco. Ecco, esattamente. Mass Hysteria. È vero. Veramente il top di quella che è stata la sua produzione nel passato. Deve avere ormai 30 anni forse il disco, no? Sì. Buoni. Sì. Vabbè, però me li ricordo ancora passo passo, da Sitting in the Dark fino ad arrivare ad altre belle canzoni ritmate, anche perché è tutto ritmo quello che si respira in quel disco. Vabbè, allora abbiamo citato anche questo grande personaggio, allora direi di tornare ad ascoltare un altro pezzo del disco. In questo caso parliamo di Can You Feel the Silence? Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you.
Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un altro pezzo tratto dall'ultimo lavoro di Matt Walden si intitola Can You Feel the Silence? E noi siamo fortunati perché abbiamo proprio in studio con noi Matt per raccontarci qualcosa di più di questo disco. Allora, questo Can You Feel the Silence, questo volevo un prego attimo recuperare perché adesso recuperiamo, torniamo indietro. Sì, no, perché poi nelle pause sì, pensi sì. Sì. Non ho citato, sempre facendo riferimento al fatto che presenterò il disco live con la band, mi chiedeva infatti Maurizio. La band è composta dal batterista, che è quello che ha collaborato, diciamo, nei brani dove c'è la batteria in questo album, che è Gian Pietro Viola, il bassista che è Davide Joaquin e il chitarrista solista che è Enrico Ghetti, che era, ha fatto la parte solista in Born to Be Alone, che è stata la prima canzone che abbiamo sentito. E che è un grandissimo chitarrista della zona nostra qui di Padova, Rovigo, e quindi è giusto invito, nominarli, invito esatto. Sì, a parte il lapsus, la dimenticanza che per fortuna ho recuperato, però invito veramente a venire a sentirci live perché ci sono veramente dei musicisti molto bravi, insomma. In questo pezzo Can You Feel the Silence c'è Davide Joaquin che fa un bella parte, un passo pulsante proprio dalla trascina, e poi c'è un certo Mr. Michael. Chi è Mr. Michael? Che non capisco, non sono riuscito a pescare io tra le note. Si chiama Mr. Michael, il chitarrista che duetta con te. In realtà è un amico che abita a Londra che ha voluto questo pseudonimo, non ha voluto che fosse registrato all'interno del disco con il suo vero nome e cognome, quindi manteniamo la Michael, Mr. Michael. è un amico comunque che abita a Londra e che ha curato sia la parte del ricamo vocale, l'harmony vocal dopo il ritornello, sia la parte solista di questo brano. Ok, benissimo.
quindi vuole essere citato solo come artista, non come persona. Io chiedo sempre quando, esatto, sì, quando sì. Soprattutto nelle collaborazioni, cosa sì. Si deve fare, e la sua volontà è stata questa, quindi la manteniamo. Certo, tra altre cose comunque potrà anche essere subito sgamato, dicendo, perché c'è una foto che lo ritrae, in bianco e nero magari, sì, con luci soffuse. C'è la foto, ecco, sì. Però diciamo poi c'è anche un altro richiamo che potrebbe proprio portare, ma non ecco. Lasciamo questa allone di mistero. Un buon 007 comunque arriverà a capire senz'altro qual è la persona. Comunque lo salutiamo. Ciao Mr. Michael, grazie per aver partecipato anche tu in qualche maniera alla nostra trasmissione. Allora, abbiamo ricordato le date dei concerti, abbiamo ricordato come far... come entrare in possesso del disco. Adesso allora possiamo ascoltare un altro pezzo dal disco. Io avrei scelto Promises, se siete d'accordo vorrei ascoltarlo con voi, perché è un pezzo che in qualche maniera mi è rimasto qua. Se volete lo ascoltiamo insieme, siete d'accordo? Sì sì sì. Benissimo. Per me sì, assolutamente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... We'll find me, dig up the soul. With fear of you, promises you'll only pour. Words breaking dream tonight. You trust me. Tonight.
Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche un altro pezzo da questo bel lavoro di Matt Walden, Promises, un brano tra cambiamenti frequenti di ritmo, promesse d'amore, desideri segreti e tentazioni forti dell'anima. Così, tanto per fare un brevissimo riassunto. Hai detto tutto a, tu. Sì, a quello... cosa importante, promesse sì, non mantenute. Non mantenute, eccole qua, assolutamente. E, no, perché come avrai capito ci piace anche vedere dentro i testi, perché anche se tu sei italianissimo, nonostante il tuo nome... diciamo internazionale, quindi Matt Walden, le tue canzoni sono scritte e pensate anche forse in inglese, non te l'ho chiesto prima, ma come nascono appunto le tue canzoni? Da prima in italiano o poi? No, sono effettivamente pensate e per lo più scritte direttamente in inglese, perché poi fare alcuni brani li affronto prima in italiano e poi cerco la traduzione, però è molto più difficile, cioè almeno personalmente mi viene sicuramente più difficile questa operazione. Di getto così, insomma, tendo a scrivere e a comporre già la musica, e comporre prima la musica, poi il testo, e farlo subito in inglese, insomma, e pensandolo subito, insomma, con quello che può essere il ricamo vocale della lingua inglese. Dobbiamo ricordare proprio in questo pezzo lo sconvolgente, faticosissimo, incredibile lavoro di Gianpietro Viola alla batteria, che hai fatto veramente, ha dato tutto, non so come abbia fatto, è stato molto bravo, perché cambi di ritmo, come hai detto giustamente Flavio, ce ne sono stati parecchi in questo pezzo, decisamente, è stato molto duro fare un lavoro simile. Sì, è un pezzo che stacca da tutto il resto e effettivamente può portare a riscontri positivi o negativi, perché effettivamente è un pezzo che tronca con tutto il resto ed è, diciamo, un richiamo al genere Spanish, al Tex-Mex, e come hai detto tu, insomma, bravo Gianpietro alla batteria, perché effettivamente non era un genere che lui conosceva e che aveva già affrontato, e mi è piaciuto poi alla fine come ha saputo interpretare la batteria. E bravo anche Enrico Ghetti alla parte solista, perché la parte finale della canzone è effettivamente importante, sembra quasi un'altra canzone, un altro brano, ha completamente un andamento che cambia forma e niente, insomma, mi ha colpito il fatto che avete voluto trasmetterla, perché sì, insomma, è particolare, non è così di primo impatto come magari lo sono. Diciamo, tu dici non può essere molto radiofonica. No, non sto dicendo questo, dicendo sì, che effettivamente, almeno per quanto mi riguarda, come la penso io, effettivamente non è così di impatto come gli altri brani, che magari sono più orecchiabili. È particolare, è complessa, insomma, quindi il fatto che vi abbia stuzzicato mi fa piacere, insomma. Volevo recuperare, sì, recuperiamo un altro musicista sempre nelle pause allora. Poi dovrei avere il disco davanti, perché purtroppo troppe collaborazioni. Nel prossimo album ho deciso che suonerò io e proprio i fondamentali, perché altrimenti è sì, due brani che abbiamo, uno l'ho suonato in acustico io qua e l'altro l'avete trasmesso, Born to Be Alone, e c'è la Lap Steel di Ermanno Pasqualato, che dà molto che risalto, è un paesano nostro qua, un padovano, e su Will invece non l'abbiamo sentita, ma effettivamente fa un lavoro anche lì molto importante con la chitarra Wiseborn, ecco,
citato anche quindi questo. Abbiamo citato tutti probabilmente adesso. Benissimo. Ma di quello che abbiamo sì affrontato stasera tutti non penso. Allora vediamo di citare dovete comprare il disco. Sì, vediamo di citare anche alcuni amici che ci hanno salutato tramite Facebook e hanno ascoltato la nostra trasmissione, quindi salutiamo Sabrina, Paolo e Luca, e quindi buona musica anche a voi carissimi amici di Facebook. Allora siamo arrivati al momento dei saluti, carissimo Matt. Allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo una buona fortuna e un in bocca al lupo per quello che è il tuo ultimo lavoro, chissà che la produzione, che la tua autoproduzione poi riesca a spingere bene come si deve questo lavoro che merita visibilità, e noi attraverso le nostre pagine ne abbiamo fatto una buona pubblicità. Allora, augurandoti un... Grazie a voi della vostra solita disponibilità, insomma, e del vostro supporto, e vi invito, come ho già detto anche a Maurizio, come ho detto anche a Alberto, il 12 all'evento, insomma, di presentazione del disco, e grazie ancora, insomma. Bene, rinnoviamo i saluti anche ad Alberto Prisco, che è il nostro gancio. Tramite lui Matt Walden è venuto nei nostri studi a farci ascoltare la sua musica, e quindi ci lasci con un pezzo che prima vorremmo commentare insieme, un pezzo sempre del... anzi, non è del tuo non lavoro. Adesso che guardo la scaletta mi accorgo che non è tra i titoli del tuo lavoro, ma figura come un nuovo arrivato in questo caso. In realtà è uno scarto di ottobre, nel senso poi all'interno di un disco ci sono varie creazioni, poi alla fine c'è una lista e decidi quelle che in quel momento pensi vadano meglio all'interno del disco. È una B-side. E la suono stasera per la prima volta, non so come verrà, però ecco, è una delle B-side del disco, una delle canzoni che in fase di registrazione, di decisione dei demo è stata scartata, però non è detto che in futuro non appaia da qualche altra parte. Benissimo, comunque sicuramente apparirà all'interno della nostra registrazione. È un regalo, quindi... che ho voluto farvi. Ecco, benissimo, grazie. Allora ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che la trasmissione che abbiamo ascoltato con Matt Walden è anche riascoltabile, tra breve sarà inserita come link all'interno della pagina di bluradioveneto.it che parla appunto di questo avvenimento live, e quindi sarà possibile scaricare la trasmissione, oltre alla trasmissione anche alcune delle foto che sono state scattate all'interno dei nostri studi per diciamo documentare piacevolmente l'evento. Ancora un grazie a Matt Walden da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. È davvero tutto, buona serata e buon proseguimento di trasmissioni. E poi dopo Matt Walden ricordiamo c'è un grande rientro per la fascia serale di Rock Wave, c'è Renato Ferro con l'hard rock e l'heavy metal di sempre. A te Matt Walden, e grazie ancora per essere stato con noi. Sunny day, fast cloud, I run and put my nail deep joy. Joy and sadness keep control, all in the solid moment and a black cloud. Read every day, the universe for you, a true seven word you are down and down to you. Black sky running down to you, situation clarity for you. People in the strain,
Lucifer and Harmony. I don't close my eyes, something that hurts with you. We'll never be joy of living, living no fleeing, living death to be. Lay you never where you come down. I can't stop that, tell myself that everything. Read every day universe with you, the truth seven and what you are, and down and down to you. Hope and sky running down to you, situation clarity, clarity for you. Oh, people in the strain, grace of an harmony. I don't close my eyes, something that hurts with